Scoppio Marza. Benvenuti nella seconda stagione di Esplodo. Ma proprio questa è la seconda stagione, cioè inaugurato col maestro. Mille Q. L'ospite di oggi, conosciuto ai più come il maestro, è Marza. Marza, buongiorno. Piacere mio. Mamma mia, sai che saranno i commenti? No. Il maestro era solo colui che si abbuffava di 80 kg di merendine diverse. No, non può essere chiamato il maestro. Chi è questo coglione? Ah. Come si trova lei qui a suo agio? Non ho capito un cazzo. Lei si allena col giaccone? No, è che stavo fermo. Ah, giustamente, sta per manteneva la temperatura. Sì, no. No, adesso... Ah sì, guarda che drip. Allora, analizziamo un attimo il drip del maestro, dai. Drip del maestro, giaccone... Giaccone scaglie di cioccolato? Sì, è spaventato. Bellino. Se ha pagato più di 30 euro mi sgozzo. Beh, in realtà... Maglietta maestro per del goloso marketing. In realtà pensavo peggio. Come ben sapete... Pantaloncino casereccio grigio, mi piace. Mi sa che so de Balenciaga. Lei è avvezzo al mondo dell'ipertrofia? No, è chiaro. Cureremo quindi questa sua filiforme struttura per dar sì che abbia un tono, una robustezza che vada anche, perché no, a riempire le maniche vuote e dondolanti. Lei ha piacere in questo? Sì, no, mi piace tantissimo. Sono fortemente appagato da quello che sta dicendo. Bene. La fermo subito dicendo che io, il mio apparato digerente, diciamo che non ha solidificato gli scarti del cibo ultimamente. Ah. Piscio dal culo. Detta in francese. Lei ha avuto già esperienza nel mondo dell'attività fisica nella sua vita? Sono andato a prendere una volta un amico mio dalla palestra. Questa è stata l'unica volta in cui ho messo piede in palestra. Bene. Partiamo dal muscolo che più piace agli spettatori e anche, perché no, alle ragazze. Il costo. No! Non è, no! No, maestro, no, è il pettorale. Non è poi un muscolo. No, non è un muscolo, per quello ho detto, il pettorale. Visto la sua poca affinità con i movimenti, cercheremo di trovare un movimento guidato, in modo che lei non rischi di farsi del male. Vuol dire che non useremo un bilanciere libero o dei manubri o dei push-up a terra. Che li conoscevo benissimo io. Assolutamente. Pecca. Ma non li inseriremo adesso, perché la prima confidenza la troveremo con la macchina che è alle sue spalle. Una chest press, dall'inglese busto comprimente. Busto comprimente. Mamma mia, mo lo vedo appena, guarda, se lo vedo sta così lo prendo a insulti subito. Schiacciato con la schiena, cioè il fatto che io sia storto tutto come no. Andiamo a curare proprio quel Ma è la punta della cappella o è... E quindi no. Premiti bene anche con le... Raga, non si muove. Perfetto. Qui non si muove. Questo è importante. È il cazzo. È come se io fossi... Ehi, lei il mandingo. È furio. La schiena dell'essere umano presenta una curva lombare. Però quella è per tirare fuori il culo come sopra Instagram. No, è proprio così la nostra forma. Dopo le ragazze lo estremizzano. Guardi sempre in avanti per evitare delle tensioni fastidiose al collo. Okay. Che non vorremmo mai. Mai. Andiamo in spinta, pianino. Prendiamo una alla volta era. No, ambedue assieme. Ambedue. Buono, guardi avanti. Avanti, maestro. Bello, ok, eh. E da qua si scende leggero. Piano. Allora, attenzione, vede. Oh, incredibilmente non gli viene manco da mettere i gomiti all'insù. Pazzesco. Buon maestro. Oh, fa un freddo. Ma adesso lei si scalderà. Vai. Si fidi. Vada col push. Hey! Anche avete sentito Johnny la confidence. Perfetto. No, quello lo farò pure al bar. Ah, a me, ok. Questo. Proviamo. Vada col push. Che dobbiamo scaldare. Ma che è sta? Mi sta triggerando. Perché la vedo prima. Mi permette? Posso sentire l'espressione muscolare che ne deriva dal movimento? Sì, ma ho paura di spaccarti il muso. Danny non si spacca mai il mai. Muso. Andesite. Vi è una risposta muscolare. La cosa è positiva. Continui un attimo in modo scaldare spalla, gomito e pettorale. Ma devo arrivare per forza alla fine, perché No. Si fermi prima. Avete visto? Io non lo sto a guardare. Io sto solo a guardare la punta della cappella, raga. Devo essere sincero. Faccio caricare la macchina agli atleti. Nel caso del maestro, io mi abbasserò e sarò il servitore del maestro. Perché quel disco è come a me. Come cazzo lo prendo? È direttamente proporzionale all'attrezzo, maestro. No, certo. Infatti che non lo alzo col cazzo questo. Cioè l'avevano il buco, ecco che cosa serviva. Proviamo ad andare a replicare il movimento poc'anzi eseguito. Mo la faccia del cazzo. Esattamente. Questo è lo stimolo, ci fermiamo e su. No, c'è... Oh. Ok. Oh. Ah. Cioè, ma senti come tira il trapezio che non so neanche dove cazzo sta. Avete capito? Sentite. Quante cazzo lo devo fare? Ancora. No, Francesco da Bari.
Quel porco non mi sconfigge. Ancora altre due. Oh! Maestro, lo dobbiamo Perché? Maestro, si riempia, si goda il momento, perfetto. Ehi, basta. Hai detto basta o pasta? No, basta, che se era pasta. Oh, tutto qua dentro, tigre, ma io non mi muovo per due settimane, ma no. Stiamo scherzando. Maestro. Madò! Irrobustiamo, ancora freddo. No, sto bene, ma al tatto dov'è che ha più sentito il dolore? No, sto bene, non riesco solo ad alzare. Ah, c'è quindi un rallentamento. Ma non mi sa che ti ho sputato. Non è sputo, ma è acqua santa, maestro. No. Adesso mi sento, visto il suo movimento, quasi con il coraggio di farle provare un qualcosa di corpo libero. Quindi un bilanciere per lavorare la parte alta. Mamma mia, ho il vomito. Qui ho il vomito. È normale per tutti, ma qui ho il vomito. Starà così, starà. Sarà palesemente così. Quanto pesa il bilanciere? Il bilanciere pesa 20 kg, ma è il movimento il problema. È estremamente, estremamente tecnico. A questo punto rimaniamo locca ai gomiti, un po' inarcato, uscendo con le scapole. Vado, ce la farò mai. Adesso non ce l'ha fatta perché si è perso un particolare. Il suo nobile capo è completamente scollegato dalla catena. No, vede, e perfetto. Se mi cade in testa? No, non cade niente perché c'è il suo dennuccio qua che le vuole bene, okay. Ed è pronto a proteggerla sempre e comunque. Allora... Io sono qua con lei, quindi non deve temere nulla. No, il bilanciere... No. Mamma, pensavo di morire prima, zio Pera! 1, 2, 3, distensione del gomito, lo portiamo avanti e... E su. Lei non sente, non ne sente la padronanza, vero? Non Ma... si sente capo del bilanciere. Prova a mollarlo, cosa dice, dottore? Proviamo! Adesso è solo... Non so, me l'hai fatto da una sera. Allora, guarda, non è tanto l'ingenza del peso. Mettiamo giù allora, quanto vedo. Il baricentro. Come è? Me ne vado un poco da qua, un poco da là. Ma lei, sì. Per caso, se noi non andassimo ad utilizzare un sovraccarico esterno, quindi un disco e un peso, si sentirebbe forse in grado di sollevare il suo stesso peso per eseguire delle trazioni? Porco Dio, pesa 3, pesa 21 kg, pesa! Ah sì, così non le potrà mai aver fatto, gli avrei fatte fa così. Che se tira così e basta. Oh, non so. Non penso che sarò capace. Cercheremo di avvicinarci quanto più possibile. Okay. Metto un sub che non si tira su. Il balzo. No, lo beve, è un palese, frate. Non può far, non ce la potrà mai fare. Quindi facciamo, capito? Perfetto, perfetto. E andiamo giù e poi quando ti devi... Ma se devi... Però ho sentito com'è comunque faticoso. Madonna, ragazzi, guardate il pisello, ma non ha senso, fratello, non ha senso quella punta di cappella. Maestro, me ne faccio un'altra per dire che l'abbiamo fatta, se no non ci credo. Perfetto. Allora, attenzione. Nel frattempo ho attrezzato con grande attenzione l'elastico. Grazie, Cherry. Questo può essere di grandissimo aiuto anche per voi a casa. Provi a dare un piccolo balzo. Eccolo, maestro! Ha visto? Perfetto, maestro! Sente lavorare il dorsale qui? No, però fa, Comunque, nonostante io sia particolarmente aiutato, perché col cazzo, se no, sento comunque che dietro qua tira. Cazzo! Io sono pippone, sì, ma hai saputo fare più di 10 trazioni, sium! Dimmi. Una volta, mi ricordo, con Uomo Egitto, siamo andati, c'è stava questo sulle trazioni, sulla barra delle trazioni. Che figura di merda. Gli famo... Scusi, quanto le manca? Si gira. Ci guarda e poi ci fa. Era Purello, era sordo e muto. E noi non lo potevi, cioè, come facevi a saperlo? Vedi così tante persone, c'è un cumulo ogni volta di persone lì nelle palestre, non li puoi imparare tutti a memoria, questo non l'avevamo mai visto. Ti becchi questo e siamo completamente scoppiati a ride. Non so chi ha riso di più davanti a questo, che ci è rimasto di un male. Infatti poi si è andato anche a lamentare con i cosi, con quelli della palestra. Il maestro sa, conosce. Maestro, cosa dice? Facciamo un po' di flex ai bicipiti? Sì. Oh, ma qual è quello così? No, è un'alzata laterale. Quella è per la spalla. Noi adesso lavoreremo con il bicipite. No, perché quello se non muoio. No. Quello dopo. No, vi racconto un aneddoto che poi ti dico, tanto penso che tu non abbia questi grossi problemi. Un aneddoto del maestro. Spieghiamocelo tutti insieme. Per un periodo che volevo andare al mare così, allora facevo 100 flessioni e 100 addominali. Minchia. Una volta vidi, non fumavo, ero più forte. E presi due bottiglie, quelle da litro, la Rocchetto, insomma. Cioè, chiamiamola Rocchetto. Una Rocchetto. E stavo così. Dopo due giorni che facevo questa cosa, mi sono alzato, ma con tanta nonchalance. Ma con il Rocchetto? Due giorni con il Rocchetto? No, non due giorni interi. Due giorni che facevo questa routine. L'esercizio, la routine. Esatto. Che verbo.
sono andato al frigorifero, ho aperto e sentivo che comunque, dici, ho provato a prendere l'acqua e sono rimasto così. Fino a che non è arrivata mia madre, non sono riuscito a bere un goccio d'acqua dal lavandino. Non riuscivo ad alzare. Questa cosa adesso succede con il vaccino. Comunque, ma al trimone sono rimasto così. Non ho potuto bere fino a che non è venuta mia madre a versarmi come il bicchiere dell'acqua. Che se no non riuscivo ad alzare. Ma il trimone? Il trimone. Un trimone? Che è? Una cosa che può succedere. Al maestro sì. Solo al maestro. Maestro, a me non è mai successo. Pensavo che stando stanco, perché vuole no. Forse che dica bugie? No, no. Che imbrogli il pubblico. Però no, proprio non ce la faccio. E rimane. Oh, pesante. Pesante, un peso incredibile. Per rocchettiano. Quanto fosse, capito, una semplice bottiglia d'acqua. Dopo l'esagerato esercizio. È che non riuscivo. Pum, non si alzava la bottiglia, non si alzava più la bottiglia di Rocchetto. E niente, questa è, pensavo ci fosse una cosa scientifica. No, ma è sempre un piacere sentire l'aneddoto spiegato in questa maniera. Ma no, l'ho presi come al cazzo, ho sbagliato. No, è corretto. È giusto. E che sta dicendo? No, sì, perché ce l'avevo storti. No. È il fatto di tenerli tutti e due quando io devo fare solo un braccio. No, maestro. No, sbagliatissimo. Maestro, ha scaricato tutto la spalla. Lo sapevo. Va benissimo, sì, l'ho fatto per vedere se lo fermavo. Farò vedere, perfetto, vado in flessione. Orco buono, è più difficile così. Lo so, è più difficile. E adesso quando scende parte già l'altro. No, è l'altro. Bravo. No, ma col sinistro 7 kg, qua è neanche allora, il cazzo alto. Completo, elegante. Bello. Sexy. Sinistro, sempre le seghe ai cavalli. Ai cavalli? È perché il movimento è più ampio. Però veramente, com'è che il destro è così tanto meglio del sinistro? Scusa. Perché il sinistro, essendo poco utilizzato, non ha una comunicazione così repentina. Ma pure il destro non fa un cazzo a me, non è no, che... No, ma il destro lei ne ha un continuo dici? Utilizzo. C'è una risposta dal ma punto di vista... Ma che cosa dici? Scalamuro, scalamuro! È nervoso, dei neuroni che danno scalamuro. L'input del movimento maggiore rispetto a quella del sinistro, che più delle volte viene trascurato e lasciato un po' lì. Un altro fuoco e poi non riesco ad alzare neanche più le chiavi della macchina, che non ce l'ho. Perfettamente. Anzi, le spalle, adesso se fa le spalle sono tragiche, perché già sarà stanco. Mamma mia, che gli fa? Maestro, torniamo ad un esercizio pilota, ovvero guidato. Sudorifari. Ritroviamo sempre il busto saldo e fermo, come per i bicipiti. Guarda che l'omero credo. Rimane... Fermo. Solido, perché se l'omero si vuole tu scarichi ovunque il peso. E se scarichi ovunque il peso non alleni quello che ti serve allenare. Ci sono un sacco di piccole cose che se tu non me le dici, io come cazzo le devo sapere? Che devo aprire, capito? Non lo farei mai, io prendo. Questo è come fa uno che arriva. Acquisterei i diritti di Mediaset solo per dare la direzione del TG5 a Marza. Fa così e via, capito? Uno dice che uno cazzo me ne frega. Stolto. E invece poi non stai facendo niente, perché comunque senti che tiri, perché il peso ovviamente lo sei alto. Ma ti rendi conto? Come ho visto questo è per dietro. Invece sta facendo una minchia. Mi genufletto. Eccolo, lo senti attivare. Questo carico è più, vedi, non so, forse sono più forte. Per quello tengo come bene. Si muove, ok, Tricio, vuole che rabocchiamo un attimino. Abbiamo messo 10 volte tanto. Sono 500 kg, maestro. Anche qui. Verso l'esterno, perfetto. Più verso l'esterno. Esternizi. Ma più apri, più fa male. Oh, guarda, lo vedi? L'hai visto? Lo vedo. Mi sono posso darle del tu? Sì, ma chiamami come cazzo ti pare. Stretta ai coglioni numero due! ma ci credo, raga, ma sai quanto deve essere scomodo avere un pisello così grande e con quei pantaloncini? Porco Dio, frate, c'è sta qua la cappella che mi sta a guardare da quando è iniziato il video. L'allenamento della spalla è altresì importante, ovviamente come tutti gli altri muscoli. Noi non siamo persone che tolgono i diritti rispetto agli altri. Essendo un muscolo piccolo, non per questo lo scherniamo. Mi piace la delicatezza con il quale tocchi un bambino, proprio con la manina. Questa mano può essere piuma o può essere ferro. Però. Con lei, maestro, non è altro che piuma. Lo apprezzo fortemente. Da qui ci metteremo... Ma è... Dove è andato, maestro? Che fa? Fuma? Che cos'è? Un drago emette il fumo. Perché non fumate Per voi? Cortesia, non si fuma durante l'allenamento. Cioè tu? Durante, però poi ti fai i cannoni. No, però per il maestro va bene anche quello. Da qui, bloccato, andiamo a fare l'alzata laterale. Spalla. Muore, zio. Da qui bravo. Ma così si partiva a pecora. No, pecora, maestro. Si metta sissi in posizione come per i bicipiti. Da qui ricorda la mia movenza, no. Braccio bloccato, un leggero bravo. Angolo tra avambraccio e omero e bloccato rimane esso per tutto il movimento, compiendo l'immemore gesto del semicerchio. Ho fatto una cazzata. Sì.
A noi piace anche a corpo libero. Maestro, lei ha portato tantissimo in questo canale oggi. Ci ha insegnato tranne... Mamma mia! Ho capito, Marzo, ma non te lo puoi ravana 24-7, porco Dio! Questa addirittura, questa è bislunga! Ma che hai messo? Resistenza alla palestra livello 2 su Plug Inc.